Buongiorno a tutti, ringrazio assolutamente per la bellissima presentazione che è stata fatta sia del lavoro che della mia persona. Mi dispiace, io oggi sono assolutamente il non esempio della buona salute perché veniamo con i malanni di stagione, ma era una giornata veramente importante, quindi io ringrazio di nuovo e dico che sperimento ancora una volta quello che ormai è diventato una piacevole consuetudine. E vedo infatti qui presenti in sala molti volti noti a me, amici da anni, che condividono importanti battaglie in questo campo. La legge 167 del 2016 è stata una mia grande vittoria conquistata stando all'opposizione, così come rappresenta un successo di tutti quelli che mi hanno accompagnato in quel percorso, il cui esito era tutt'altro che scontato. Come penso sia noto a tutti i presenti, la legge 167 del 2016 rende obbligatoria l'offerta dello screening neonatale esteso, lo SNE, a tutti i nuovi nati sul territorio nazionale. Per me è un'emozione ogni volta che io riesco a parlare di questo progetto che è diventato realtà, che sta andando a gonfie vele, e mi permetto fuori dal testo scritto di ringraziare Domenica, Manuela, che sono delle persone che con me hanno condiviso quello che sembrava un vero e proprio sogno e che oggi sta raggiungendo dei risultati che probabilmente neanche noi riuscivamo ad immaginare. Quindi inutile dire che per rendere giustizia alla ratio della normativa e per trasformare in realtà quanto stabilito si rende innanzitutto necessario un gran lavoro a livello di armonizzazione a partire da una piena consapevolezza in relazione allo scenario attuale al fine di affrontare tutte le sfide che sono ancora aperte. In questo contesto assume quindi un rilievo particolarmente significativo il ruolo del centro di coordinamento screening neonatale, anche in ragione del suo terzo rapporto, quello del 2019, stato dell'arte sugli standard relativi alle diverse fasi di realizzazione dei programmi di screening neonatale esteso in Italia, con i dati aggiornati al 30 giugno del 2019. Ricordo che uno dei compiti che sono stati attribuiti al centro di coordinamento è monitorare e promuovere la massima uniformità di applicazione degli screening neonatali in Italia. Su questo mi piace aggiungere che quando questa avventura è cominciata proprio sul racconto della possibilità di effettuare gli screening neonatali in Italia per ben 40 patologie, ma che questa era una best practice utilizzata e applicata esclusivamente in poche regioni italiane. E questa difformità, questa diversità di possibilità dei nostri bambini a livello nazionale è stata la molla che ha spinto questo grande lavoro. A questo scopo il centro di coordinamento, in collaborazione con le regioni e le province autonome, ha prodotto rapporti di monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa nazionale. Sappiamo che questo terzo report si pone l'ambizioso obiettivo di descrivere lo stato dell'arte degli standard relativi alle diverse fasi di realizzazione dei programmi di screening neonatali in ciascuna regione, provincia autonoma, attraverso dati riferiti al periodo che vanno dal 31 gennaio al 30 giugno. Io ringrazio di nuovo la dottoressa Domenica Taruscio, direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, membro con funzioni di coordinatore scientifico del Centro di Coordinamento Screening Neonatale, per il suo costante e prezioso impegno, grazie al quale è stato possibile portare a termine questo grande lavoro. Sì, è stato davvero un grande lavoro. Ritengo importante descrivere come si è arrivati a questo brillante risultato anche come forma di riconoscimento degli sforzi ben coordinati di molteplici soggetti che sono riusciti a collaborare in maniera virtuosa. Vuol dire che per raggiungere l'obiettivo prefissato i membri del centro di coordinamento hanno elaborato un questionario ad hoc. Poi l'Istituto Superiore di Sanità ha quindi inviato il questionario a tutti i referenti e responsabili regionali dello screening neonatale. Io posso solo immaginare lo sforzo di coordinamento per gestire in maniera efficace ed efficiente questo enorme flusso di dati. Sottolineo che il menzionato questionario è stato organizzato in 6 sezioni corrispondenti a questioni meritevoli di particolare attenzione afferenti al processo relativo allo SNE. Il primo era l'informativa, la raccolta dello spot tematico, il sistema di trasporto dello spot tematico,
laboratorio screening neonatale, laboratorio per i test di conferma diagnostica biochimica e laboratorio di conferma diagnostica molecolare. Ricordo che tutte le regioni, eccetto la Calabria, il cui sistema regionale è ancora in via di attivazione, hanno risposto ed inviato il questionario compilato. Gli aspetti di maggior rilievo relativi alle sezioni che ho descritto saranno oggi affrontati dettagliatamente nel contesto delle tavole rotonde tematiche. Tuttavia, desidero, sia pur brevemente, condividere alcune riflessioni preliminari. Per quanto riguarda il delicato aspetto dell'informativa, ricordo che la normativa della legge 167/2016 riguarda tutti i nuovi nati sul territorio nazionale. Di conseguenza deve essere garantita una adeguata informativa agli interessati, ossia ai futuri genitori o al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul neonato, durante le diverse fasi del percorso di accompagnamento della nascita, preferibilmente prima del parto. A tale proposito, l'articolo 2 del decreto ministeriale 13 ottobre 2016 fornisce dettagliate indicazioni sul contenuto dell'informativa. Sul tema, alcuni risultati acquisiti dalle regioni, a mio giudizio, meritano in particolare la nostra attenzione. Più della metà delle regioni, province autonome rispondenti, somministra l'informativa dopo il parto, presso il punto nascita, prima del prelievo dello spot tematico sul neonato. Distribuisce l'informativa senza coinvolgere i ginecologi, ostetriche e altri operatori del settore materno-infantile. Non prevede la traduzione dell'informativa nelle lingue straniere maggiormente presenti nel territorio regionale. Questi sono dei dati concreti che ci indicano la direzione per ulteriori migliorie. Questa fotografia deve cambiare perché la piena consapevolezza dei futuri genitori italiani o stranieri che siano formatasi possibilmente prima del parto è un traguardo il cui raggiungimento potrà ancor più fare la differenza. Per quanto attiene invece l'aspetto della raccolta dello spot tematico e del relativo sistema di trasporto, sappiamo che l'articolo 3 del decreto ministeriale ne definisce le modalità. Anche in questo caso dobbiamo lavorare affinché tali dettami siano pienamente rispettati da tutti e su ogni parte del territorio nazionale. Sappiamo infatti che lo spot tematico è raccolto fra le 48 e le 72 ore di vita del neonato in 15 regioni. In 4 regioni è raccolto parzialmente e in una regione non è ancora raccolto. Il servizio di trasporto dedicato per il trasferimento degli spot tematici al laboratorio di screening neonatali esiste in 15 regioni. 16 regioni sono in grado di assicurare la consegna degli spot tematici al laboratorio di screening neonatale entro 24-48 ore dal prelievo e comunque solo in casi eccezionali non oltre le 72 ore dal prelievo. Quasi l'80% delle regioni, 18 regioni, hanno un sistema di tracciabilità del trasporto dei cartoncini contenenti gli spot tematici dei punti nascita al laboratorio di screening neonatale. Senza alcun dubbio avremo fatto gol quando faremo fatica a percepire le differenze tra una regione e l'altra, tra nord e sud, un divario che potrebbe ridursi già garantendo la presenza di laboratori in ciascuna delle nostre regioni. Infatti, per quanto riguarda tale aspetto dei laboratori, desidero semplicemente evidenziare la rilevanza del fatto che in Italia esistono in totale 15 laboratori attivi dotati di spettrometria tandem mass presenti in 13 regioni, di cui 6 laboratori in 5 regioni, che sono Veneto, Lazio, Toscana, Piemonte e Puglia. Questi 15 laboratori rappresentano quindi lo scheletro dell'architettura sulla quale si regge il nostro sistema screening. Auguro dunque che si possa arrivare a un sistema sempre più esteso e capillare. Aggiungo per completezza che in tutti i laboratori SNE si svolgono attività periodiche di aggiornamento rivolte al personale che opera presso tali laboratori. Tuttavia solo 6 laboratori, il 40%, hanno una dotazione di personale dedicata alle attività dello SNE adeguata in termini di numero e competenza. In conclusione possiamo affermare che grazie alla legge 167/2016 e al decreto ministeriale 13 ottobre 2016 in Italia lo SNE per la prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie metaboliche ereditarie è passato da una fase sperimentale ad una fase di obbligatorietà di offerta su tutti i nuovi nati del territorio nazionale. I risultati raggiunti ad oggi sono soddisfacenti, tuttavia
Come evidenziato, esistono aspetti che meritano ulteriore attenzione. È condivisa l'opinione che al fine di giungere ad una completa attuazione della normativa sia necessario un ulteriore e progressivo impegno istituzionale e una proficua e continua collaborazione fra tutte le parti interessate. Quindi, consapevole dei traguardi raggiunti, dobbiamo tenere alto il livello dell'ambizione con lo sguardo rivolto al futuro. A tal proposito concludo con un'ultima affermazione. A luglio, in quanto membro della delegazione italiana dell'OSCE, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ho portato proprio il tema dello SNE all'Assemblea parlamentare OSCE, organismo che ha l'obiettivo di promuovere un maggior coinvolgimento dei parlamenti nazionali dei diversi Paesi membri. La mia proposta di risoluzione sullo SNE è stata approvata all'unanimità ed è divenuta parte della dichiarazione finale del Lussemburgo e quindi posizione ufficiale dell'organizzazione sul tema. Il mio intervento è stato e rimane quello di diffondere la cultura dello screening neonatale anche a livello internazionale, perché si tratta di un obiettivo di sviluppo sociale di respiro globale. Infatti fa davvero male pensare che un bambino possa essere destinato alla disabilità o alla morte solo perché non ha avuto la fortuna di nascere nella parte giusta del mondo. Inoltre, in questo percorso so di avere il vostro incondizionato sostegno. Grazie a tutti per l'attenzione, buon proseguimento di lavori e, come dico sempre, ad maiora.